Siamo in compagnia qui telefonicamente con Carlo Vetrano, che da sempre segue la Formula 1, da quando si è appassionato a Ayrton Senna e per questo poi ha scritto anche un libro. Ecco, buonasera Carlo. Buonasera Mario. Carlo, il campionato del Formula 1 è terminato proprio nella gara di Abu Dhabi. Alla fine il verdetto era già scritto, in quell'occasione a vincere è stato ancora Hamilton. Pensi che questo mondiale l'ha buttato proprio letteralmente la Ferrari con quei tre problemi tecnici, di cui proprio quello clamoroso, quella candela che non funzionava, un po' come le candele delle Vespe, no? Di un tempo. Oppure Hamilton ci ha messo del suo e quindi in certo senso ha meritato questo mondiale perché è stato anche lui molto continuo nel corso del mondiale. Ma Mario, sappiamoci che ha dominato l'intera stagione, perché poi 9 successi su, diciamo, la Mercedes è più forte della Ferrari. Dobbiamo essere onesti, perché poi dobbiamo essere anche sportivi. Certamente la Ferrari, quei 2 o 3 Gran Premi che hai detto tu, che diciamo si poteva giocare le ultime carte, come quel Gran Premio che uscirono fuori insieme con Raikkonen. E lì, diciamo a Singapore, diciamo lei è stato proprio il clou, però gli ricordiamo che Hamilton ha vinto anche a Monza, Spa, circuiti velocissimi, e lì l'ha data la mazzata proprio definitiva alla Ferrari. Diciamo in poche parole, per me Hamilton l'ha meritato il mondiale. Ecco, confronto Mercedes-Ferrari. Pensi che dopo questo campionato la Ferrari abbia ridotto il gap e davvero possa poi, magari l'anno prossimo, con maggiore affidabilità, combattere per il titolo costruttori e anche il titolo piloti? Allora Mario, scusa che ti dico della Ferrari ancora delle cose, perché io voglio essere obiettivo. Allora, adesso siamo quasi a dicembre, giusto? Sì. A marzo sono 4 mesi, Sì. i regolamenti sono sempre uguali, non è che c'è cambiamento. Penso Sì. sia favorita di nuovo la Mercedes, anche perché poi, se tu parli di coppie dei piloti, noi abbiamo, cioè la Ferrari è ancora Raikkonen, tutto il rispetto, perché ha vinto l'ultimo mondiale, sono un campione, però dovrebbe puntare su un giovane, su un pilota di futuro, perché poi Raikkonen ha 38 stagioni, Mario, e allora cioè, tu una coppia così, come vuoi vincere un costruttore? Briatore proprio diceva questo in delle interviste recenti, proprio questo diceva, e non ha tutti i torti. Ecco, proprio in quest'ottica, pensi che sia più una scelta per tutelare Vettel, che magari chiede di non avere un pilota, ecco, che, competitivo, oppure è proprio la Ferrari che vuole concentrarsi su un solo pilota e quindi magari concentrare le proprie energie perché non è in grado di gestire due di alto livello, come fatto anche dalla Mercedes, che ricordiamolo, quel Bottas che poi dopo dà prima diciamo, la posizione a Hamilton e Hamilton poi la restituisce a Bottas, in quel caso diciamo, per poi mantenere No, l'armonia del gruppo. la Ferrari diciamo è stata sempre con una prima guida, da parecchio proprio, è sempre stata così. Ricordiamo i tempi di Schumacher, aveva Barrichello, Massa, seconde guide, sai. Comunque io penso che Vettel non è che ovviamente dice Raikkonen oppure un altro pilota, comunque dovrebbe essere proprio loro in Ferrari prendere una presa di posizione, dice. Dare per esempio più fiducia a un pilota come Giovinazzi, perché Giovinazzi, ricordiamo, è un pilota italiano, è il terzo pilota Ferrari. Allora a 23 anni, se non lo butti adesso, quando lo butti? Cioè, capito Mario? Ho capito. Ecco, ma tu hai parlato di Giovinazzi, ma invece il tuo pensiero su Leclerc, che fa parte sempre della scuderia Ferrari, perché in effetti la Ferrari incarna, se vogliamo dire un po', ecco, per i tifosi sportivi italiani, un po' quella che è la Juventus in Italia per quanto riguarda il calcio, cioè ha una scuderia importante di giovani che stanno crescendo, che sono stati messi in diverse scuderie per crescere, ovviamente Leclerc ancora non ha fatto la Formula 1 così come Giovinazzi, quindi bisogna anche vedere. Dì. Leclerc, bisogna che purtroppo in Ferrari non c'è questa politica, perché dovrebbero buttarlo pure a Leclerc, perché Leclerc ha delle potenzialità enormi. Ricordiamo che la McLaren adesso fa esordire quasi a Lando Norris, che è un 19enne, comunque lo porta in squadra, in terzo pilota. Diciamo, solo in Ferrari hanno questo problema di non. Diciamo, non ci credono, parliamoci chiaro, Omar. Loro vogliono Ok. prendere un vecchio, tipo 39-40 anni, però non prendono il giovane. E questo è il guai, perché la Ferrari sono 11 anni, Mario, che non vince un mondiale. Cioè,
adesso è troppo, ma ricordiamo un altro aneddoto che è arrivata la notizia pochi minuti fa, che lo voglio annunciare io, forse se già la sai, sì. La Santander, diciamo, lo sponsor sì. della Ferrari, la Santander, sì. la Santander sì. diciamo l'ha lasciati. Ovviamente ti chiedi il perché, e penso che ti viene la risposta di spontanea. C'è perché la non vincono, dei secondi, bravissimo, bravissimo, non vincono da 11 anni. Certo. Certo. Ecco, invece per quanto riguarda i tuoi progetti, noi sappiamo che tu sei sempre impegnato in questa promozione di questo sì. tuo libro a Estor per sempre del Però ti voglio fare un aneddoto sì. di un pilota, che poi lo sentiremo sì. parlare, solo questo e poi parliamo del mio sì. lavoro. Sì. Diciamo, la sorpresa del mondiale, diciamo del 2017, è Esteban Ocon sì. francese, sì. un pilota fantastico, che sicuramente sentiremo parlare di lui. E penso che in Mercedes e in Ferrari dovrebbero fare un pensierino. Sì, allora mi hai dato uno spunto invece per chiederti un tuo parere. Che cosa ne pensi tu di Verstappen, che quando vede rosso non ci vede più e quando vede invece il grigio della Mercedes è più rispettoso? Verstappen è allora già te lo dico adesso, poi mi chiamerai, Verstappen è un futuro campione del mondo, vincerà sicuramente il mondiale, ma non so fra quando, perché lui è giovane. Sì. C'ha tutta la carriera avanti e Verstappen è un futuro campione del mondo. Se invece sul discorso che quando vede rosso è come un toro che incorna l'avversario, sì, quando invece vede il grigio sembra essere più rispettoso, come mai secondo te? C'ha, diciamo, dentro l'indole che è aggressivo e fa bene, perché lo spettacolo è anche questo, Mario. Io però sempre punto, perché è aggressivo con la Ferrari e morbido con le Mercedes? Perché ovviamente quando vede un suo vedetto è come un toro. Quindi questo è il discorso. Oppure perché la Ferrari comunque è un marchio di prestigio e batterla anche un solo sorpasso per lui può essere motivo d'orgoglio. Non è la Mercedes. Vabbè, quella poi è la foca stessa del pilota, capito? Comunque. Ecco, invece passiamo proprio al discorso personale tuo. Di sì. questo libro, Ayrton per sempre del cuore, già il nome lo fa capire l'importanza di questo libro, che parla di un campione importante come Ayrton Senna, uno che ha fatto la storia della Formula 1 recente. Ecco, che cosa ci puoi dire sui progetti futuri tuoi, sia a livello editoriale che personale, magari ecco, di presenza in trasmissione e altre situazioni, perché ricordiamo, tu molte volte vieni invitato anche non solo in cose che si svolgono in campagna, ma anche in altre regioni. Sì, ma per me è un sogno, Mario, quello che sto avendo in questi due anni, e tu lo sai, mi segui con Vivicentro, che vi ringrazio, sto andando in tutto il mondo, sono stato a Acqui Terme premiato, Imola premiato, Milano Monza premiato, Salerno premiato, Istituto Brasiliano di Ayrton Senna mi ha ringraziato di questo grande successo, Bruno Senna, il nipote, Gianfranco Palazzoni, Mario Poltronieri, tanti ex piloti, Idris, il Paolo Vallesi, non so quanti nomi c'è in lista di questo successo, veramente, sì. l'Elemora, è una cosa pazzesca quello che io ho avuto, e forse il mio cuore è stato premiato. Sì, assolutamente. Noi ringraziamo quindi Carlo Ametrano per quello che sta facendo, per Ayrton Senna e soprattutto per questa intervista. Sempre massima disponibilità dei nostri riguardi, noi ti facciamo un grosso in bocca al lupo, Carlo. Grazie Mario, voi siete sempre gentili alla vostra testata, e Ayrton Senna lo aggiorneremo sempre come se fosse vivo, perché merita molto. Ayrton, facci sapere tutte le novità e noi saremo al tuo fianco, ricordatelo. Certamente Mario. grazie ciao, grazie Carlo. Di tutto.